iniziato a giocare a calcio qua, si chiamava Parediense, adesso Col Verde, perché c'è stata l'unione tra due o tre paesi qua vicino. E quindi si è iniziato qua a giocare. Mi allenavo con i ragazzi più grandi di me, di 2 anni, e mi ricordo che il mister mi aveva messo, nella partitella mi aveva messo in difesa, io mi ero arrabbiato. Come segno di protesta mi ero accovacciato giù senza muovermi. Questo mi ricordo. Patrick è sempre stato molto vivace, infatti sin dall'elementare, a scuola, i maestri continuavano a chiamarci perché non riuscivano a stargli dietro. Ecco. Era una lotta continua, tutti i giorni in casa rompeva sempre qualcosa, dalle piante ai vetri, tante altre cose. Poi anche all'asilo, il primo giorno di asilo mi hanno richiamato perché aveva lanciato una pallonata, aveva tirato una pallonata a un vetro. Eravamo piccolini, si sa, da piccolini si è sempre un po' agitati. Poi ci si metteva anche la nonna materna che si metteva a giocare con Patrick per tenerlo buono. Lui, pur di giocare a calcio, prendeva anche la nonna per farle fare il portiere in questi casi. Lui comunque, quando vedeva la palla, impazziva. Da piccolo mi ricordo che persino quando andava a dormire doveva portarsi dietro il pallone. Insomma, questo pallone se lo portava dappertutto. È sempre stata una sua passione. Io e Patrick ci siamo conosciuti all'asilo all'età di 3 anni. Giocavamo nella Parediense, la squadra del paese, e abbiamo giocato assieme solo per 2 anni perché purtroppo, per fortuna, è stato chiamato dal Milan. Ai tempi, da piccolo, segnava molti gol. C'è stato l'ultimo anno che ne ha fatti addirittura un centinaio di gol. Un po' me ne ricordo. Uno, eravamo in trasferta dove proprio quel giorno mi ha visto l'osservatore del Milan, in cui praticamente avevo preso palla da centrocampo, avevo visto il portiere fuori e ho fatto un pallonetto da fuori area. Il passaggio dalla Parediense al Milan, ai tempi c'era il Rampoldi che seguiva un po' i ragazzini nella nostra zona, che lavorava per il Milan. Contatti col Milan abbiamo avuto tramite lui, il Rampoldi. Quando abbiamo fatto il contratto col Milan, siamo andati io e il papà del Patrick a Milano. Ho provato all'inizio con l'Inter, poi col Monza, dopo, e subito dopo alla fine col Milan, perché è la squadra che ho sempre tifato, che amavo, che amo. Però anche perché mi piaceva anche la struttura, il progetto che aveva per i ragazzi, e quindi non ci ho neanche pensato e ho detto subito di sì al Milan. Per Patrick essere nel settore giovanile del Milan è sempre stata una grande soddisfazione. Vedeva il Vismara come un sogno. Il primo che ho visto è stato Maldini, perché giocava anche Christian, e quindi lui veniva a prenderlo. Ed ero emozionatissimo ed ero andato a chiedergli l'autografo. Ovviamente mi faceva le domande, ma io non riuscivo a rispondergli, talmente ero emozionato. Ho ricevuto l'incarico dal responsabile, il signor Filippo Galli, di guidare Patrick, il gruppo dei 98, nel 2010, e ho lavorato con loro per 3 anni, tutte le 3 categorie dei giovanissimi. Mi ricordo il primo torneo che abbiamo fatto a San Pellegrino, gli dissi: ma come corri? Perché era tutto, andava per conto suo. Io devo un ringraziamento veramente a tutti gli allenatori che ho avuto nel settore giovanile, perché ogni anno ho imparato qualcosa di nuovo e che mi ha aiutato ad arrivare fino a questo punto. Chi mi ha maggiormente, diciamo, migliorato è stato Walter De Vecchi e Galbiati. Ebbene, da quel momento è stato veramente un percorso, una galoppata emozionante, adesso che torno indietro con i ricordi, ed entusiasmante, perché è migliorato a vista d'occhio. Mi ha aiutato un sacco, perché credevano, come il resto del mister, credevano tanto in me.
mi fermavano fino all'allenamento magari mezz'oretta in più e facevo dei lavori in più con loro. La qualità che è emersa subito in Patrick è stata la grande competitività e lo spirito di emulazione, una sorta di fuoco sacro che aveva dentro. C'è stata un'occasione tanti anni fa dove ci siamo scontrati in un amichevole precampionato a Ponte di Legno. Lui era al secondo anno di primavera con Brocchi e io giocavo in Serie D a Olginate, e in quella partita lì ci siamo visti l'uno contro l'altro. Partita è partita, non si guarda in faccia nessuno, come dice anche lui. Quella volta lì gli è andata male perché la partita poi l'ho portata a casa io. Ho parlato del primo anno e degli episodi del primo anno, te ne cito qualcuno dell'ultimo anno. La doppietta al Barcellona nella finale dello Scirea, i difensori del Barcellona atterriti, come arrivava lui buttavano la palla a casaccio perché era in una serata veramente di grazia. Io con l'esperienza che ho maturato mi accorgo che quando i ragazzi hanno quel tipo di giocate, quel tipo di ispirazione, in quelle serate lì sono dei predestinati. E lui sicuramente lo è stato. La doppietta che ha fatto qua, proprio in quel campo lì dietro, alle spalle all'Inter, nel derby che vincemmo 3-0 di ritorno. Veramente sono tanti gli episodi. In questi anni nel settore giovanile ha fatto vedere tante altre qualità che in Serie A purtroppo ancora non è riuscito ad esprimere. Credo che debba integrarsi ancora per sfogare tutte le sue possibilità, tutte le sue capacità. A questo aggiungo che è un ragazzo estremamente di cuore, generoso, non sopporta l'ingiustizia, se può aiuta il compagno che è in difficoltà. Questo a me ha sempre fatto piacere. La prima grandissima emozione è stata vederlo esordire in prima squadra in Milan-Bologna il 21 maggio 2017. Io stavo tornando da Roma, che ero andato a vedere gli internazionali di tennis. Sul volo di ritorno, appena atterrato, ho visto questo suo ingresso in campo, è stata una grande emozione. Quello che veramente forse mi ha colpito di più è stato la prima partita a San Siro nei preliminari di Europa League col Craiova, che ha fatto quel gol lì. In spaccata, e lì secondo me è stata veramente un'emozione, essendo anche il suo primo gol con la maglia del Milan, è stato qualcosa di indescrivibile. Sto gioito per l'assist che ha fatto a Çalhanoğlu a Bologna, e perché dimostra il fatto che lui ci metta di più, vuole entrare nel contesto, vuole migliorarsi, e lo sta facendo in maniera continuativa ed esplosiva. Chi si aspettava all'inizio dell'anno una cosa del genere? Anche se penso che la più grande emozione che io abbia mai provato sia stata il gol nel derby al 104esimo, che ha praticamente cambiato la sua vita. Credo che il gol all'Inter sia stato quello che gli ha dato più la possibilità di goderselo qualche giorno in più, perché di solito lui finita la partita già pensa a quella successiva. Probabilmente il gol all'Inter, che significava molto per la qualificazione Coppa Italia, è stato molto importante, non l'ha fatto dormire tutta notte. Ci siamo visti il giorno dopo il gol del derby e niente, la prima frase che mi ha detto vedendomi è stata: non ci credo ancora. Quindi un'emozione grandissima, e ancora ad oggi ci viene in mente, parlando e ricordando questo momento, diciamo che salgono i brividi. Tre sono le cose che danno fastidio a Patrick dopo una partita: uno, se perde; due, se gioca male; e tre, se non segna. Queste sono le tre cose che lo fanno imbestialire, e quindi quando esce dal campo o dagli spogliatoi
e lo vedete arrabbiato è solo per questo motivo. C'è da aggiungere un'altra cosa, la capacità, e questo è talento a mio avviso, di farsi trovare pronto, perché quando lo chiamano lui lancia in resta, parte. Sembra tutto un sogno, veramente. Ogni volta che lo vedo in campo sembra, non sembra una cosa reale, ma alla fine comunque veramente siamo molto fieri di lui. Non lo immaginavo una stagione così. Sicuramente per me è stata una stagione fantastica, però è proprio adesso che non mi devo fermare, devo continuare a fare sempre di più.